cosa, questa mia gioia. Ragazzi, stamattina mi sono svegliata e per la prima volta non mi sono dovuta pettinare i capelli. Guardate qua, cioè, si stanno riprendendo. E per la prima volta non ho i capelli tutti scombinati, raga, troppo bello. Io ve li pettinavo un minuto e quarto d'ora. Ogni minuto mi pettinavo i capelli e stavo sempre come una pazza. Ma non li ho pettinati, ragazzi. E mo li manco così. E non so, è dato di spazio, stanno riprendendo. Niente. Comunque, buongiorno e buona domenica. Stamattina in preparazione con la lasagna. Allora, ho fatto il ragù ieri sera. Ecco, ho un bel ragù. Lo metto a fare una bella besciamella. E poi faccio la lasagna, perché oggi vengono tutti quanti a mangiare a casa mia. Quando esco la febbre, è una settimana, e dovrei iniziare l'antibiotico, però domani la porto dal pediatra a fare una visita a lei, a fratellino. Sta correndo questo virus, già me l'ha detto il dottore, e ha detto domani portamela, perché sono 4 giorni che ha la febbre, quindi iniziamo, possiamo passare oggi e iniziamo domani con l'antibiotico, però io rimano, la porto a visita e mi faccio vedere che cosa, perché credevo, cioè secondo me credo che sono i dentini, ragazze, e mi sta facendo la stessa cosa come me la faceva Francesco. In questi mesi a Francesco gli usciva la febbre, e invece quando era neonato mi faceva la cacca. Noemi la stessa cosa, neonata la cacca, e adesso sta iniziando ad avere la febbre. Vabbè, comunque, passato questo, adesso facciamo una bella lasagna. Anche il latte. E adesso sto mescolando. Allora, io faccio così, metto il latte a gavetto, cucchiai di farina, vedete, adesso ne metto anche un altro perché devo fare un bel po' di besciamella. Allora, metto due cucchiai di farina e quasi mezzo litro di latte, quasi, un 300-400 grammi di latte, no, forse un 300. A fiamma bassa, aggiungo il latte a poco alla volta e mescolo, e non mi vengono agrumi. Se invece la farina la setacciate, potete meglio ancora. Quindi devo aggiungere anche un po' di sale, ci sta che ci mette la pepe, ci sta che ci mette la noce moscata, e aggiungo un pochettino di sale e un pochettino di pepe. Ciao, ho messo un po' di latte e mo' sapete sta rimendo sulla pentola con un filottino d'olio per cucinare, e faccio il macinato. Io la lasagna non la faccio alla bolognese, faccio il ragù normale, cioè un finto ragù. Neanche più durante la verità, faccio una salsa con le tacche e poi da parte faccio il macinato. Invece ci sta anche la bolognese e mette anche il macinato dentro e poi compone la lasagna. Non è male come idea, però io non l'ho mai fatto. Voglio provare, qualche volta voglio provare. Faccio una mini lasagna alla bolognese con il frito, la salsa, il macinato. Come dovrebbe essere buona? Allora, dopo che si fa il macinato, andiamo a tagliare la provola. Controlliamo il macinato e se va girato lo giriamo. A me va girato questo. Quindi va girare. Metto anche un pizzico di sale. Anche un pizzico di sale. E continuiamo a tagliare la provola. Vediamo. Allora, provola tagliata.
è finita, è terminata. Devo metterla solo in forno dopo. Allora, ragazze, per fare una bella lasagna così, dopo ve la faccio vedere. Allora, ho usato una provola intera, 150 grammi di parmigiano, ma va bene anche 100 grammi se vi sapete regolare. Tre confezioni di questa lasagna qua, che io mi trovo benissimo. Poi, besciamella, quanto basta, quanto ne volete. Io ho fatto due cucchiai di farine, due cucchiai di burro e quasi mezzo litro di latte, ma anche di meno, 300-400 grammi di latte. Ragù e 1 chilo di macinato. Vedete, a me mi è rimasto, io ho preso 1,5 chilo, quindi 1,1 chilo, 1 chilo, va bene, 1 chilo di macinato va benissimo. Pepe quanto basta, sale vedete voi. Ragazzi, ho fatto una bella lasagna, viene una bella lasagna, bella grande grande grande. Ora ve la faccio vedere. Vedete? Viene una bella lasagna, grande grande. Vedete? Ah, già i piedi. Adesso c'è dei patrizi. Grazie, guardate qua, cuore. Vuoi mangiare? Apriamolo insieme, vediamo, vediamo, vediamo cosa mi è arrivato. Allora, ho preso dei completini. Ah, ragazze, ho preso anche le station belle, molto, molto belle. Guardate qua. Ragazze, sono bellissime. Adesso le vedete chiuse, ma sono bellissime. Già ho quelle là, con lo chatouche sotto e sono bellissime, le ho prese anche castane. Allora, ho preso questo. Poi castane. Allora, molto molto carino, color senape. Molto carino, molto carino. Sperando che mi va. Penso proprio che sì. Ah, finalmente. Ah, ma ci vedete sul bello bambino. Mamma, si faccio un video, grazie. Ma ragazzi, molto molto bello. Devo dire la verità, molto molto bello. Bellissimo. Molto molto bello. 10 euro, raga. Preso su Shein, molto molto bello. Ora ci vedo quest'altro qua, prima che ho preso. Raga, troppo bello. Andiamo. Allora, questo qua me l'aspettavo un po' più scuro. Questo qua me l'aspettavo sul tortora beige. Un colore un po' diverso. Allora, di pizza. Fatto così. Fatto così. Sembra color carne. Questo colore non mi fa impazzire. Devo dire la verità, questi qua me ne prendo altri due. 10 euro. Guardate la mano. Fatto così. Allora, questo colore qua non mi fa impazzire. Sono sincera, l'ho pagato anche di più. Ma non mi piace. Però, carino. Per quello che costano, sono carini. Non mi sono pure che. Ragazze, buonasera. Allora, ho fatto shopping per i miei bimbi. Innanzitutto mi piace come me li ha fatti la parrucchiera, i capelli. Ho chiamato una parrucchiera, me li è venuta a fare. Ragazze, mi piacciono troppo assai. Questa piega ha detto che si chiama piega S. Troppo bello, mi piace. Allora, ragazzi, vi faccio vedere cosa ho comprato per i miei figli. Allora, venite qua insieme a moi. Allora, per Noemi vi ho fatto questo bellissimo completino, magliettina con il fiorellino. E poi ho preso questo bellissimo pantaloncino.
Vedete, ecco i cuoricini fatto così, adoro. Ragazzi, è bellissimo. Primo completino per Noemi. Poi, secondo completino per Noemi, perché Noemi non ha proprio nulla e quindi si doveva comprare qualcosa. Magliettina con un pantaloncino su lilla, troppo carino raga questo altro completino, adoro. Poi gli ho preso un altro, ah, raga gli ho preso un bodino troppo bello, poi ho preso questo qua, comunque quest'anno si porta l'animale. Io ho preso questo pantaloncino qua con questa magliettina qua, troppo bellina. Adoro. Poi vi ho preso questo pantalone di jeans troppo carino fatto così con questo toppino qua, questo body, raga dai, non è carino? Cioè adoro ragazze, adoro, cioè questo è il mio preferito, comunque troppo bello raga. Poi invece per il mio bimbo Francesco, guarda mamma cosa ti ha comprato, gli ho preso questo, glielo volevo prendere anche con il viola perché è il suo colore preferito, perché gli piace un personaggio, un coniglio, si chiama Jax Viola, è innamorato di quel personaggio e gli piace il viola. Prima gli piaceva il verde perché era innamorato di Pijamas, di come si chiama? Mi ricordo, questo è un po' carino. Vediamo la sua reazione. Francesco, vieni un attimo. Amore, vieni a vedere cosa ti ho comprato. Ti piace? Chiudi. Ti piace? Sì. E questo? Wow! Vuoi far vedere alle ragazze? Sì. Vuoi vedere tu allora? No. No, tu dai. Fagli vedere cosa. Fagli vedere le cose tue. Oh. Ok. Questo. Aspetta. Dove vai? Vieni. Allora. Ecco qua. Questo che cos'è? Un bel pantalone. Pantaloncino. Però lungo. Pizza. No, un pantaloncino, un completino. Completino. E guarda. Che colore è? Verde, però non mi piace. Che colore è verde? Ma che colore ti piaceva a te? Viola. Non ce l'aveva, amore. Se no mamma te lo voleva. E poi il sopra. Ti taglierete, ti vedete, ti muovo. No, è sempre un completino. Un completino. Poi questo, il colore? Arancione. Un completino. No. Che colore? Arancione? Sì. E quest'altro colore, che colore? Bianco. Blu. E perché si vede bianco? Yeah, non fare lo stupido! Perché ragazzi, noi allora dovete sapere, non fate caso che sta sporco perché si è mangiato la cioccolata prima. Dovete sapere che questo bimbo, noi giochiamo, no? Allora, per fargli imparare all'inizio i colori, lui li conosceva tutti. Allora, per giocare, io a volte dicevo che il blu è bianco oppure il verde è arancione, sai, tipo così. E lui faceva: no, è arancione, non è verde. Oppure dicevo: il bianco è blu. E lui faceva: è bianco, non è blu. Sì, avete capito, no? Vabbè, comunque, ti piacciono? Sì. Sì? Comunque. Sì, saluta. Ciao. Saluta a modo tuo. Wow! Buonasera ragazze, panino con petto di pollo.
e spinaci all'insalata. Buon appetito, guardate com'è bel spanino, raga. Croccante, croccante, bello. Buon appetito.